Ciucciadoresse, cordialissimi ciucciatori di Cespuglio in caucciù, ben ritrovati dal vostro Silverio, dal nostro Silverius e da Curì, che è un po' qua, un po' lì. Come sappiamo, siamo in quello di Nordhagen, dove sono venuto a difendere il territorio dall'invasione di predoni piliferi e ho anche corazzato dove era il posto. Non mi ricordo se l'ultima volta che eravamo stati qui insieme avevate visto come l'avevo ridotto, ma chi se ne, perché siamo in una situazione un po' di defiance. E voi direte: è morta la mamma colonna del bambino colone? No, non è morta, perché come vedete si muove, chiude gli occhi e vorrei scambiare delle cose. Certo. E bofonchia anche, cioè è divertentissimo se ci pensate. Guardate in quale posa plastica lei è viva. Se vuoi l'elemosina sei nel posto sbagliato. No, vorrei raccattare sto fagiolo. Vabbè, fa niente. Torniamo dentro la nostra armatura. Devo fare una cosa. La volevo fare, ragazzi, senza un tagliacuce. Per quello che non siamo nell'ultimo posto dove eravamo insieme a combattere. Beh, combattere magari è una parola grossa. Però combattere guerre e nefandezze varie. Finiamola ora. Mi ha segnalato che nel laboratorio dell'istituto c'era la cura per il nostro Virgil. Io la cura non l'ho presa, però so, penso, credo, temo di non poter più rientrare nell'istituto con scioglievolezza. Proviamoci. Voglio farlo proprio con quello della simpatica naturalezza. Ci sto entrando corazzato e bardato con quella da con l'armatura atomica da paladino della confraternita d'acciaio, cioè ho scombinato i loro piani, ho incasinato la vita per sempre dei Riron. Hai fatto un ottimo lavoro riportando qui quel sintetico in fuga. Ok, noi però siamo schierati con la confraternita, sia chiaro. Ci tengo a dirlo a tutti. Novità sui nostri piani. No. Oh, novità sui nostri piani? Liam! Ciao, Liam. No, questa era la cava? Oddio, non ricordo di preciso quale fosse il laboratorio di Virgil, quindi portate pazienza se dovessi sbagliarmi. Sì, credo di essermi sbagliato e anche non di poco. Ok, come vedete Curie, essendo un sintetico, qua non ci gira tanto volentieri, no? Ogni tanto arriva, ogni tanto no, ogni tanto ci perde via un po' così, allora diciamo che l'ho portata a fare la convergenza, perché lei ha delle gomme da convergere e bene, non ha passato il tagliandolo. Volevo dirvelo in modo meno diretto, però è giusto che anche voi lo sappiate. Ecco, Curì non ha passato il tagliando, per quello che non è che ci può seguire in ogni dove. Io adesso non è che voglio fare quello che si smarrisce con poco, però davvero non ricordo. Buongiorno. Aspetta un attimo. Salve. Se Liam è qui, e Liam non è più qui. Fa bisogno energetico, quest'anno è salito ancora del 5%. Non è novità sui nostri piani? Sì, Liam, vai tranquillo che abbiamo delle novità sui nostri piani. Ai piani alti soprattutto. Ok. Aspetta, facciamo così. Sì. Logicamente aveva più senso qua nella bioscienza. All'istituto sembrano essere tutti inconsapevoli, Cioè, nel senso, là fuori se ammazzi una gallina in Skyrim ti danno la caccia anche qui. Qui invece no, qui invece sono molto più putrescenti e fatiscenti. Che cazzarola era il laboratorio di Virgil? Oddio, bioscienze, sistemi avanzati, no, bioscienze, dove c'erano le simie. Esatto, e c'era il ripostiglio del guazzabuglio.
Poi da qui in poi, Lucio D'Ora, ce ne andremo bellamente con i vecchi tagli e cuci, perché non voglio tediarvi. Però, siccome non sapevo come sarebbe andata a finire una volta entrato nel laboratorio, ok, ho preferito fare una cosa più impresa diretta, più sincera, ecco. Non un classico tagli e cuci, questo, giusto? Laboratorio VAF, VAF anche, sì. Ricordiamoci sempre che gli abbiamo anche soffiato la dottoressa. Insomma, qua dovrebbero essere tutti abbastanza incazzati con noi, però vedo che non c'è molta ostilità. Ok, allora finiamola ora. Mi ha detto che in questo laboratorio si trova la cura. Chiaramente non conto che sia in questo barattolo della guardiola. Voglio vedere se effettivamente avevo dimenticato di prenderla, non l'avevo notata perché non mi ricordo. Poi andremo da Virgile. Allora è ora di sfoggiare un'arma nuova, nuova che dovrò rinominare a suo tempo perché adesso c'ho da fare. Mi sembrava un'arma interessante, ma fa veramente pena. Mazza, oh. Sì. Vabbè che tutte le nostre armi fanno abbastanza pena. Era un'arma silenziata, molto interessante, direi interessevole, soprattutto per il fatto che lanciava colpi da 165 a botto. E invece ciccia. Poi vabbè, ho preso anche proiettili per il Gabri. E non mi aspettavo obiettivamente che qua si ripristinasse la sicurezza. Che palle, però. Ok. Scelte stilistiche strane da queste parti, eh. Ok, vedo i gatti morti. Da vivi, fra l'altro. Ok. I grembiuli però non ci sono, e anche gli steelpack. Allora, io voglio comunque usarlo questo perché è praticamente automatico, temprato, perforante, eccetera, eccetera, eccetera. C'ha tantissimi dettagli fighissimi e soprattutto fa un casino di danno, che non ne avete un'idea. Io qua sono tornato proprio per sport praticamente. Perché giustamente Finiamola mi ha detto che era nel suo laboratorio. Quindi qui. Io però, appunto, non la vedo. Non la vedo, non la vedo. Cioè dell'applicatore, va bene. Volevo l'applicatore, ho preso il bicchiere, va bene. Ciapa lì e ciuccia, cosa vuoi che ti dica? Supporto per Becker piccolo, becco di Bunsen e di Bugs Bunny, l'istituto di bioscienze di là. Siero sperimentale, scommetto, esatto, scommetto un asino di pezza che il siero sperimentale, grazie, finiamola ora, è la cura, visto che è dovuto andare, ciao, è uscito di andare a portarlo a Virgil. Quindi andiamo a farci una bella pascolata nelle lande desolate dove il nostro Virgil risiede con flautolenza, perché il nostro Virgil dovete sapere che è conciato così proprio a causa della sua flautolenza. È l'unico mutageno, patogeno che, vabbè, a cui possiamo dare una colpa sensata. Riuscire a uscire da codesto luogo. Là, guarda lì che bel momento quando torni all'istituto travestito come una lumaca in un imbuto, che non ha senso, però fa rima, una di quelle rime deliziose che si frappone in discorsi che non avrebbero il minimo senso se non fosse per altro. Ok, andiamo da Virgil. Sono bei posti accoglienti. Questa c'ha un lanciarazzi e la curi col lanciarazzi. State attenti, che sono cachi! Eh sì, sono bei posti dove sicuramente troveremo anche della bella gente, magari anche Virgil morto in preda a un raptus omicida.
che gli è venuto mentre tentava inutilmente di tagliarsi le unghie dei piedi sinistri, perché ne, credo ne abbia due, uno interiore e uno esteriore. Ok, anche le torrette qua non sono ostili. Le Proteggere bottine e servire. non... Sì, order and progression, va bene. Beh, lieto di vedere che il teletrasporto non ti ha vaporizzato. Grazie. È quello che ti aspettavi? No, certo che no. Era molto più probabile che esplodesse, Ah, ma non è meno esploso. Ce l'hai fatta. Hai trovato il siero. male. Sì, però ho una brutta notizia. È in supposte, grosse, molto grosse. Eccolo qui. È lui. È davvero lui. D'accordo. Vediamo, Sì. vediamo. Il retrovirus è maturato Vedi il bene. retrovirus, per Il cui è in gradiente di supposte. densità è Proteggere alto. e Perché c'è anche la retrocura. l'eliminazione delle sequenze anti-introniche sembra stabile. La copia dei filamenti di Exxon si è formata. No! Davvero? Quindi? Dobbiamo aspettarci che te lo vai ad inoculare? Virgil? Sì, sembra maturato bene. Quindi? Come farai a testarlo? Su me stesso, naturalmente. Il piano era questo. Questo siero può solo combattere il ceppo specifico del VEF che mi sono iniettato. Non so dirti cosa potrebbe fare a qualcun altro. Procedo. E fu così che morì in diretta. Va Ora aspettiamo. bene, mi sto facendo crescere la barba nel Quanto ci frattempo. vorrà? Non lo so, non è mai stato tentato nulla di simile. Riposerò un po'. Torna tra qualche giorno, forse tra una settimana e... Beh, immagino che vedremo. Comunque, hai rispettato la tua parte dell'accordo. Sì. Ma Grazie. guarda, se non era per finiamola ora. Virgil. Qualunque cosa succeda, grazie. Ok, prego. Adesso lui muore e noi poi possiamo prenderci praticamente tutte le cianfrusaglie di cui è Proteggere e dotato. servire. Non vedo niente che ci possa interessare veramente. Per ora resistiamo, poi ricordiamoci, ecco, se vedete che le cose non le faccio, fate esattamente anche voi come finiamo la ora e scrivetemi e altre cose che non sto a dirvi. Non passerà mai una settimana però. Sto pensando che è un casino far passare una settimana tenendo conto della situazione in cui siamo invischiati. Il mondo non durerà un'altra settimana, dobbiamo attivare Optimus Prime tramite Amazon Prime, là. Che belle cose, che sto dicendo. Ho una voglia spasmodica di pentirmi amaramente di quello che sto facendo. Avevo bisogno di fare una gittarella al mare splendente, così. Sai, che trovi magari uno di quei posti carucci dove andarci con l'amorosa, no? Boh, non mi sembra di vedere. Aspetta, ecco, vedo posti. Vedo posti, questo è un posto illuminescente. Scoviamo un posto illuminescente. Cos'è? Adesso un gigante de ferro che ci attacca e ci smandrupola la mandrupola, appunto. Ah no, un altro di quei fantastici aerei caduti in una pozzanghera. Che delusione. Aspetta, vedo uno scorpione radioattivo su cui voglio testare l'effettiva efficacia del. Che cacchio di arma sto usando? Un citofono a pedali? Che è di uno scomodo che poi non ne avete un'idea di quanto sia scomodo un citofono a pedali. Vai, bazzica da quelle parti per cortesia. Sembra quella zona di lo stylist che c'è l'ingresso a quei posti Le stupendi. condizioni e ostilità non sono consigliate. Sì. Non oso immaginare quanto gioioso ruzzolio che ci pervada. Avvio le difese secondarie. Vuoi vedere che il lupo coltello fa molto più bello? Cessa le ostilità. Ce la diamo una regolata o...
Lei è color senape, devo essere sincero, mi aspettavo qualcosa di più gioioso e meno sconfinferante. Bene, è un simpatico crostaceo circonciso. Ok, così. Se magari, ecco. Passo al combattimento. Se riesce a farne fuori uno, magari ecco anche l'altro diventa più amichevole. Nemici, allontanatevi in fretta. Allora, come avete visto, la nostra simpatica corazza ha provveduto a salvarci le chiappe e le terga, proprio perché c'è tutto sto casino di polizia, no? E tutte le cose piccole vanno messe in piccoli. Sì. Cioè, speravo in chissà quale compenso nucolare che possino, e invece no. Allora, andiamo, vedete il simbolo della radioattività lì che c'è sulla mappa? Raggiungiamo questo perché non mi ricordo. Ah no, è il sito, il cratere dell'atomo, non c'è niente lì. Ok, baracca abbandonata, un posto comodissimo dove abbandonare baracche, eh. Va bene, ci vediamo a Sanctuary allora. Non so il perché, ma ci vediamo lì. E voi direte che questa non è Sanctuary, io vi dirò, geniacci. Problema serio, ragazzi. Sono andato a Sanctuary ed è crashato 3 volte. Non so cosa aspettarvi, vorrei quantomeno poter finire il gioco. Ecco, purtroppo mamma Bethesda con i bug ci ha reso la vita difficile già in passato. E quindi mi ha preso male sta cosa, molto male, molto molto male, non avete idea di quanto mi abbia preso male, anche perché non ho potuto nemmeno svuotare il saccoccino, tant'è. Oh. Ok, vediamo se riusciamo a trovare uno schifo di accesso. Qua se stanno ancora da menà. Ok. Fatto questa missione. Mi sparano! Ok. Lasciamo che semenino con nefandezza. E noi torniamo qua e andiamo dentro. Vendo tutte le sfumature della distruzione. Sobrio? Se sei intelligente, non guardare i bramini. Troppe miglia sulle spalle. Ok, dai. Scendiamo nello scantinato e andiamo a vedere di portare avanti un po' tutta questa cianfrusaglia. Tutto questo ciarpame unto e bisunto, perché non è male come cosa. Andare a vedere cosa ci aspetta. Diamoci dentro. Aha, ci siamo. Tenetevi lontani. Sì. Salve. Se non vi offendete, io chiappo roba, magari. Tetani che no, anche perché dovevo essere abbastanza sovraccarico di minchiate, non avendo potuto svuotare il saccoccino. Salve! Sì. Ok. Io volevo magari. Vabbè. Niente prigionieri! Sì. Vediamo se riusciamo a fare qualche danno. Paziente. Rapido. Mamma mia, facciamo pena allo schifo. Quest'arma è veramente indecente. Raga, io vado alla kamikaze. Mi ha preso il braccio! Sì, mi fa piacere che ti ho preso il braccio. Pensa che volevo stare dalla tua parte, fai un po' te. Per la confraternita! Vediamo se riusciamo. Scusate solo un secondo, eh. So che io poi le prendo troppo comode le cose. Ma come trasporti troppo peso? Me lo dava a zero! Ma vaffa il secchio. Deposita.
Deposita. Deposita. Deposita. Ok. Il mio braccio! Non fa, no, non faccio, non faccio veramente tribolare così tanto, per cortesia. Dai, cerchi di capirmi anche lei. Sì. Mi fa piacere. Ops, mi sono fatto prendere un attimo dalla... No, non si offende nessuno, vero? È stato un incidente. Ok, questo è giusto. Alle volte mi faccio prendere un po' la mano e capita di ammazzare anche i paladini della confraternita, così ce ne sono talmente tanti. Quasi meglio lasciarli fare a loro che facevano le cose veramente fatte bene. Sì. Dove sta? Dove sta? Allora, no, dovrei salire da di qua. Questo è per te. Va bene. No, brutto. Lei sa di essere veramente molto brutto. Dovresti lavarti le mani. Sì, ma sai cosa? Sono abbastanza pervaso dallo schifo del mio, quindi non è che necessito. Buona, adesso? E adesso? E adesso? Lo so, hai ragione anche te, ma renditi conto della situazione. Io fra l'altro andrei di salvataggio rapido, che è sempre una bella cosa, e poi tac. Ecco, questo è uno di quei bei momenti in cui per voi sono passati pochi secondi, mentre io ho fatto un taglia e cuci perché mi sono fatto una zuppa di legumi e una raclette di cacio e cavallo, che ve la raccomando. Sono andato a cenare, mi sono fatta una certa. Allora, andiamo. E voi direte, Silver, ma scusa, non riesci a pianificare le cose per non cenare nel bel mezzo? No, è che praticamente... Anche il no. Che palle. Non posso correre perché mi si è zoppata la gambina, grazie, eh. Vabbè. Aspetta che vi abbandono qualcosa. Stavo dicendo che il problema è stato dettato dal fatto che mi è crashato il gioco due volte, quindi ho perso più di 40 minuti tra tutto. Per cui portate pazienza se a un certo punto ho detto, ascolta, vado a mangiare, perché sennò non la finirò mai più questa cosa, cazzarola! Giusto appunto e non di meno. Vabbè, cominciamo a lasciare questo che non me ne frega una secchia. Poi questo. Questo l'ho già abbandonato tre volte, no? Ogni volta che lo abbandono crasha il gioco. E non posso nemmeno rifilare le cose qui lì perché è messa peggio di me. Perché lei con la scusa che raccatta roba. No, aspetta, rinuncio a qualcos'altro. Io ho un fucile Gauss potenziato, lo piglio comunque. Mi dispiace, rinuncio. Che palle, 22, 10. Fra l'altro cartucce 45-70, proiettili 45-70, che non abbiamo ancora trovato. Più 25 danni generici, danni agli arti, mare in culo maggiore, ma sinceramente non è neanche che sia sto gran. Valeva un botto di soldi, quello sì, per un botto di tappi, scusate, ma i terzi faccio trasportare dall'entusiasmo. E io mi ostino anche con queste cose qua che in realtà non mi servono a un cespo di lattuga. Mi spiace, perché io poi adoro queste
queste cose. Boh, penso, spero, credo che un giorno non avrò di che pentirmene per aver lasciato in giro tutte queste robe. Ok. Sì. Eccoli. Dio, è un predatore! Oh no! Utilizza i codici di ripristino e potremo effettuare il teletrasporto verso l'istituto. Dai. Il fattore tempo è vitale. Ok. Ti stavo cercando. Ho del denaro! Se mi lasci andare è tuo! F633, avviare ripristino. Codice di autorizzazione Delta 62 Arcus. Va bene, sintetico. Per favore! Z322, avviare ripristino. Codice di autorizzazione Gamma 49 Typhoon. Ma ce li ricordiamo tutti a memoria? Niente movimenti bruschi. Ti prego, no! Che c'è di così brutto all'istituto? Io non ce la facevo più. Cioè... Bene, lo so. 915, avviare ripristino. Codice di autorizzazione Beta 77 Tempest. Tu, sintetico. Ti prego, per favore, non farlo. Perché hai così tanta paura? Non voglio tornare indietro. Ti prego, non costringermi a tornare indietro. Vabbè, ma se ti ripristino, in teoria tu dimentichi tutto. B257, avviare il ripristino. Codice di autorizzazione Theta 93 Stratus. Non ce ne sono più. Obiettivo completato. Torna in città e controlla che tutti i nemici siano stati eliminati. Riporterò i sintetici all'istituto. Una volta fatto ritorno, vai al rapporto dal padre. Ottimo lavoro. Mamma mia, ti fanno cacare addosso quando fanno queste cose. È una cosa indegna, veramente. Non c'è un vero e proprio premio da ste parti. Evviva. Che gran gioia. Però dai, non ho usato loro violenza fisica, solo quella mentale. Curi! Ti serve qualcosa, vero? Prendilo! Me ne occupo io. Ok, allora così va bene. Vediamo un attimino, questo 121. Anche le modifiche devo lasciare. Devo trovare la maniera di liberarmi del. No, ti do uno sacchiotto, te che sei morto. Così è proprio per curiosità mia. Infatti, il premio era quel fucile Gauss praticamente. Perché era molto, molto potentissimo. Qui niente di nulla. Magari leviamo magari anche il comando curivai. Funicuri, funicura. Operatività totale. Posso dire una cosa? Che i sintetici sono veramente belli. Allora, non credo che siano... Infatti, sono armature basiche. Paladino stellare della confraternita. Dovremmo stilare un rapporto di polizia, no? E sì, tutte sì. Le cose piccole vanno messe... Laser Gatling. Focca la bindella. Bocca la bindellissima. Scusa, CDA2 T60 B torso. Qua c'era roba interessante.
in piccoli sacchetti come prova. Olio da cucina, vuoi non portarti dell'olio da cucina? Ok, questo l'avevamo già ripulito. Ci hanno azzoppato, però diciamo che è un luogo dove valeva la pena di venire. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sto soffocando, aiuto! Questa è la punizione per la raclette di cacio cavallo, lo sapevo! Lo sapevo! Allora, io farò un altro tentativo di ripristinino cose. Allora, se tutto funziona, ci vediamo Sanctuary. Altrimenti, se dovrò ricaricare il gioco di nuovo, andrò in un'altra location. Vediamo, perché Allora, a me si sta scatafottendo pesantemente la voce, e quindi chiedo venia se dovessi sparire da tutti i file audio dell'universo. Ho il problema che sono costretto a stare da queste parti. No, devo andare sul ponte perché non posso più tornare. Sovrastruttura nella norma, blindatura stabile. Bene. I livelli di propulsione sono sbilanciati. Sì. Va bene, stavo dicendo, non posso più tornare a Sanctuary. Qualsiasi cosa io tenti di fare a Sanctuary va in crash il gioco. Ho provato ad andare tipo a Grey Garden e via dicendo, non succede niente. Probabilmente a Sanctuary ho esagerato nel costruire e lasciare in giro bottiglie e quindi ho buggato Sanctuary. Bene! Attenzione, eccetera. La squadra Ferrum si presenti subito a rapporto. Quindi squadra io sono Ferrum costretto a vedere di parcheggiare qui questa e vedere se la posso quantomeno riparare, perché sennò non mi posso portare in giro il belino. Una cosa un po' scomoda, Allora, vediamo un pochino. Che cosa hai costruito ora? Che palle! Oddio. Posso requisire qualcosa? Non lo so, non prendo tutto, qualsiasi cosa, ma questo è vetro, non è plastica. Non sei capace di violare i sistemi di PAM. Dovresti portarti dietro qualcuno che è in grado di farlo. Ma hai usato un mitragliatore a canne rotanti? Ma no, ho usato un mitragliatore a canne zozze, poi l'ho lavato e... Mamma mia, lavato con perlana. A mano in lavatrice, veramente, guardi, è stata una cosa meravigliosa. Vabbè. Sono tutte cose abbastanza superflue. Se cerchi munizioni o modifiche per le armi, il sensore Tegan può esserti d'aiuto. Sì. Beh, è un bel pezzo di Tegan, veramente. Non so come destreggiarmi la situazione. Un cono spartitraffico? Forse per me? Un gelato, un cioccolato dolce, un po' salato? I mutanti e i sintetici di questo mondo. Boh. Non vedo items. Hai che fame? Le razioni sono distribuite in ordine di arrivo. Questo rottame non mi è mai piaciuto. Boh. Ridua in una bella nave. Sintetici. VEF. Chissà cos'altro partoriranno quelle menti malate. Sì. Io un'idea ce l'ho da partorire, ma ve la dico dopo. E non sto scherzando, ragazzuoli, ho veramente un'idea. Però i sintetici prima... dall'aspetto umano sono i peggiori. Te la fanno sotto il naso. Sì. Devo prima risolvere questo piccolo problemino tecnico-tattico, perché il pacco non è, vabbè, non posso dare. Ho 200 item praticamente là. 200.000 item, no 200. Risorse, cose, posti. Porco schifo. Non badare all'età di Max. Un brillante stratega e un esperto soldato. Come hai potuto frequentare così da vicino il paladino Dance e non accorgerti che era un simpatico? Guarda, non ero proprio così attratto da lui e quindi si è offeso. Allora, gamba, ripara. Ok, ce la facciamo. Ah, Gesù dei poni. Ok, ci manca altra roba, però adesso è relativo. Ok.
La possiamo anche lasciare qui, dato che le armature atomiche sono spesso e volentieri un problema, più di quanto... Oh, però almeno adesso è a posto. È un peccato perché questa armatura ha la peculiarità veramente spaziale di autocurarci. E questa cosa è veramente fighissima. Il problema è che io... No, in realtà no, voglio fare un'altra cosa. Ho un'idea bislacca, ragazzuoli. Faccio un taglio e cuci che sarà in linea di massima parecchio lungo, però potrei avere una sorpresina per voi. Poi ve lo spiego fra un attimo. Esatto, ho dormito una settimana, quindi ora abbiamo ricevuto l'ordine di andare a controllare Virgil. È vivo. Ciao. Ha ancora bisogno di qualche modifica, ma credo che possiamo considerare il mio siero un discreto successo. Wow. Questo sarebbe un discreto successo. Ci sono stati alcuni effetti secondari. Sembra che io abbia di nuovo i capelli e ho mantenuto parte della massa muscolare. Devo ancora lavorare. Beh, lamentati. Sul genetico. Sei diventato comunque un figaccione. Capisco cosa vuoi dire. È un passo significativo, ma solo per un ceppo. Beh, figaccione magari è una parola un po' ci grossa. Ci vorranno anni, forse decenni, per generalizzare la mia formula. Comunque, hai la mia gratitudine. Puoi usare liberamente il mio laboratorio e prendere questa roba se vuoi. Nel frattempo ho parecchi esperimenti da fare, se vuoi scusarmi. Ok, fai quello che vuoi. Vediamo il compenso di questa missione a questo punto. No, ok, non ci interessa. Non ci interessa, vabbè. Mentaz, uno street boy. Sì, bravo, tu risiediti perché qua viene lunga. Un fuggibile, toh dai, prendo un fuggibile, ma ho problemi che non ne hai un'idea, figlio mio, perché non posso. Queste le prendo che fanno sempre comodo, perché ho il problema che non posso fare quello che voglio, perché ho combinato un casino e... Beh, non hai idea di quanto casino sia il casino che ho combinato, veramente. Cioè, è una roba che non te lo sto a dire. Saluta ma sorata. Cicce, cicce, mani tu. Ok. Ok, vabbè. Se no. Grazie. Ok. Va bene. Va bene, ti lascio andare a giocare coi gattini. Proteggere e servire. Sì. Bravissimi. Virgil, è stato. Vediamo se abbiamo altre linee di dialogo. Mi dispiace, ma credo... al momento sono piuttosto occupato. Virgil? Ti serve qualcosa? No, ok, finisce qui. Va bene, punti bonus. E grazie, finiamola ora. Che è stata molto precisa nel darci l'indicazione del tipo Silver! Torna indietro! Cosa stai combinando? Ti sei... E io pensavo di non riuscire a tornare indietro. È questa la figata. Che mi sono pentito del mio stesso pensiero. Dove dobbiamo andare ora? A incontrare il Barbaciccio al Cheat, giusto? Ok, andiamo alle rovine del Cheat a incontrare il Cheat. O alle rovine del Cheat a incontrare il Cheat. Penso che siamo verso la parte finale. Anche se in realtà ora ogni scelta che farò sarà un casino. Adesso abbiamo fatto uscire allo scoperto il padre, che sarebbe Sean. È un sistema un po' complesso di ragionamento il fatto che io sto portando avanti i due discorsi opposti a pari passo e bene o male devo stare con la confraternita perché non voglio fare il finale dell'istituto a prescindere proprio, e poi vediamo come posso risolvere il problema di Santori dato che non posso più metterci piede. Vediamo un po' come giostrare la cosa. Allora, aspettate un attimo, perché non vorrei fare una... Ok. Prima porto a termine questa. Ah, mi chiede di entrare nelle rovine del cibo. Quindi da qui. Sarà una sorta di nuova base per non dover frequentare l'istituto ogni volta.
Abbiamo la possibilità di entrare, questo già una figata. Una rotonda del C. No, lo evito. Anche perché ho la voce più nasale del solito, la scusa sarà quella. Rilevo del movimento? Curioso. Qualcuno lì? Cosa? Chi è là? Rilevati segnali ostili. Per quale motivo? C'è qualcosa che non mi quadra e non mi sconfinfera per niente. Ah. Sono abbastanza confuso. Non troppo, ma moderatamente confuso. Mi dice di entrare e poi mi dice di uscire. Quindi devo andare sul tetto. È questo il tuo messaggio? Potresti anche rispondere sì, che così io chiudo qua la diatriba. No, eh. Vabbè. Allora. Ah, sì, ok. Padre! Tu sei Batman? Perché proprio su un tetto? Sean. Sai, in tutta la mia vita non ho mai messo piede fuori dall'istituto. Non una sola volta da quando mi hanno portato qui. Non ho mai avuto motivo di farlo. Ora però, questo non fa che confermare la verità che ho sempre saputo. Il Commonwealth è morto. Non c'è futuro qui. L'unica speranza per l'umanità è nel sottosuolo. Tornici. Qualche deodorante, una bella mano di vernice fresca e vedrai che tutto tornerà come nuovo. Se solo fosse così semplice. Essere qui mi ricorda quanto sono stato fortunato nello sfuggire a una vita in questa desolazione. Vero. So che dal tuo punto di vista sono stato rapito da quel Vault. La realtà però è che l'istituto mi ha salvato. Ci ha salvato entrambi, a dire il vero. Mi hanno lasciato sotto ghiaccio per 60 anni. L'hanno fatto, sì. E per un buon motivo. Perché sono un po' dei paraculi, diciamo. Perfetto. Un bambino dal DNA incorrotto. Ma se qualcosa fosse andato storto, sì. Se fossi morto, l'istituto ha deciso che era meglio avere un piano di emergenza. Un'altra sorgente di DNA pre-guerra, preferibilmente legata al soggetto primario. E io l'ho detto, sono dei paraculi. I miei genitori a ricoprire quel ruolo. Così ti hanno mantenuto in vita e al sicuro dentro il Vault. Devo ammettere che quando ti ho fatto rilasciare dal Vault 111, non mi aspettavo che tu riuscissi a sopravvivere qui. E invece mi hai persino trovato. E hai saputo infiltrarti all'interno dell'istituto stesso. Straordinario. L'affetto che avverto nelle tue parole mi lascia senza fiato. Sì. Un momento per riprendermi. Capisco il tuo risentimento, ma anche tu devi cercare di capire. Sì. Io non provavo nulla per te. Fino a questo momento noi due siamo stati degli estranei. Non sì, però tu sapevi mantenerti in animazione sospesa e io. Beh, io mi hai usato come un criceto. Ti rendi conto? Una specie di esperimento. Ma va capisci, non avevo idea di quale genere di persona tu fossi. Guarda, con tutto il rispetto per tua madre, ma tu sei un gran figlio d'Endrocchia, però. Corrompe ogni altra cosa. Avresti saputo restare in vita. E poi forse la cosa che mi incuriosiva di più. Dopo tutto questo tempo mi avresti cercato. Ora, sì, per prenderti a pedate nel... Sean, tu devi saperlo. Io ti voglio ancora bene. Non è vero, sì, sto mentendo, eh. Me ne rendo conto. È una cosa notevole. Dopo il tuo successo a Bunker Hill, ci saranno sviluppi molto interessanti. I sintetici sono tornati integri e saranno riconfigurati. Grazie per ciò che hai fatto. Spero che tu non abbia corso rischi eccessivi. Ma era un lavoro che andava portato a termine. Sì,
ma era anche un lavoro del quale volevo fossi consapevole. I Railroad rimangono una spina nel fianco, naturalmente, ma ci occuperemo di loro in base alle necessità. Per quanto riguarda te, beh, come si dice, hai superato la prova. Ben fatto. Tieni, questo è un segno tangibile della mia riconoscenza, anzi, della nostra riconoscenza. Cos'è, una spilla? È ora che tu giochi un ruolo maggiore nel futuro dell'istituto. Vorrei che mi raggiungessi all'interno. C'è un incontro del direttorato al quale dovresti prendere parte. No. Ti aspetterò là. Ho visto abbastanza. È ora di rientrare. No. No. Fermi tutti, un secondo. Ok. Non si sono annullate. Perfetto, le missioni non si sono annullate. Evviva! Botta di puccia. Ciuccia di puccia di secchio. Oh, bene. Ok. Dato che non penso mi ricapiterà spesso di capitare da queste parti. Cosa sto facendo? Non riuscirò mai a salire. Sì, vabbè. Andiamo, aspetta. Ferma lì, Ma porca miseria. Sono sicuro che c'è anche un di là del di qua. Ignoranza! No, non c'è un... è peggio che salire sul Vertibird. Va bene. Rimettiamoci nella scatola di sardine puzzona. E andiamo... e andiamo... come sto trasportando troppo peso? Non scherziamo. E andiamo ad attivare riflessione tattica. Con quello sarai inarrestabile. Sì. No, aspetta, così faccio solo casino, però. Ok, dobbiamo entrare nella Old North Church. Quindi direi che devo andare a trovare la maniera di svuotarmi il saccoccino. Quindi facciamo una piccola interruzione fino al prossimo video, praticamente. Sì, lo so, sono simpatico, nonché bellissimo, me lo dice sempre la mia mamma, è per quello che tengo la maschera. E niente, va bene, non tento neanche di scendere di qua, tanto non ha senso. Facciamo così, va bene, dai, ci salutiamo qui. Io cerco di risolvere un paio di problemini. Scusate se questo video è stato un po' incasinevole, ma mi sono trovato questa bruttissima sorpresa, cioè vedere il gioco che crasha 4 volte è brutto, specialmente se stai facendo una serie e vorresti portarla a termine e non sai cosa questo possa comportare. Cercherò di snellire un po' la cosa, di entrare a Sanctuary senza addosso un'armatura atomica, perché non vorrei che il problema fosse l'archivio dell'armatura atomica, che avendo 25 armature atomiche nello stesso luogo si incasina tutto. Ho fatto lo sborone e adesso ciao, non guardarmi con languore, per piacere. Ecco, niente, vedo di andare a risolvere un pochino sta cosa e ci vediamo nel prossimo video, spero fuori dalla Old North Church. Ok? Alla prossima, ciao ciao.